Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale del Team Ombra e Drago Sigillo, così, con l'aggiunta dei nuovi supporti sia appunto per Drago Sigillo o comunque quelli generici, zitto zitto, 4-4, Drago Sigillo rimane ancora come mazzo giocabile e sinceramente non me l'aspettavo, però è, non dico il mazzo top di gamma, ma comunque è un mazzo che può rompere abbastanza le scatole, comunque da non sottovalutare se ce lo si trova conto. E vabbè, cominciamo veloci veloci. Starter semplice, con Ro, non, sì, non c'è molto da dire. Solito precursore e attivabile già da turno 2. Giriamo un danno, distruggiamo con Ro e cerchiamo una carta di appunto. Noi cerchiamo poi una carta di grado 1 appunto dal mazzo e ce lo riporteremo in mano per prenderci appunto quello che più ci serve. Come inneschi, lo dico moderatamente, io lo gioco abbastanza multicolor in quanto 4 per delle pescate, quelle con l'effetto e con Drago Sigillo in quanto attivabile da retro, lo mettiamo in anima. E possiamo scegliere una nostra unità, vabbè, che sia di Kagero, prendi più 3000 fino alla fine del turno, quindi o dare forza a una retro o dare forza in caso al Vanguard, però ci servirà perché c'è una carta che usando l'anima gli serve carte con Drago Sigillo e questa, diciamo, lo aiuta palesemente nel suo effetto. 4 per delle cure, sempre Drago Sigillo se possibile per mantenere più nomea in quanto alcune carte necessitano appunto di Drago Sigillo nel nome per gli effetti, o comunque più roba sia Drago Sigillo e meglio è. 4 per del critico, anche questo utilissimo volendo in tutti i mazzi, ma però è fatto per Drago Sigillo in quanto quando viene messo in gioco, se abbiamo appunto Drago Sigillo come nome del Vanguard, noi giriamo un danno per ogni grado 2 che ha il nostro avversario in gioco. È Drago Sigillo, il suo obiettivo è far giocare i gradi 2 dell'avversario in campo, quindi più appunto gradi 2 ci sono in campo e più danni possiamo rigirarli. Non che ne abbiamo bisogno, perché vedremo dopo che c'è una carta che ci permette di fare danni, non dico infiniti, però ci aiuta molto nel rifare danni, ma questo è un aiuto in più che male non guasta. Io sinceramente ci gioco, almeno come lo sto testando adesso, il 4x dei risvegli di cos'era GBT2, in quanto una volta per turno automatico in GB1, quando una retroguardia del nostro avversario viene distrutta per appunto l'effetto di una nostra carta, diamo più forza, diamo 10.000 di forza a una nostra unità e questa carta viene rimessa entro nel mazzo. Essenzialmente è per fare la combo di Bellog, quindi durante la nostra fase di difesa che riusciamo a distruggere una carta del nostro avversario durante appunto la sua fase d'attacco fa diventare il nostro Vanguard un 21 o comunque sì un 21 per tutto il turno, quindi è più difficile da attaccare, abbiamo detto, quindi grado 1 4 per di Bellog. Penso non ci siano presentazioni da fare in quanto Bellog è la carta che ormai è in tutti i mazzi di Kagero, almeno per il momento e penso anche più in là. Effetto automatico in GB1 dal cerchio del guardiano. Quando questa carta viene messa in cerchio del guardiano, dona al Vanguard l'effetto che se l'attacco che sta subendo non colpisce, noi possiamo scegliere una rete al nostro avversario che è a riposo e distruggerla. Letteralmente, non dico rottura di scatola a manetta, però un mazzo che fa un multi-attacco come può essere un Aquaforce, come può essere un Nova, che funzionano sul multiattacco, questo lo riduce completamente in quanto unità che colpisce, a meno che non si risvegli in quel momento, a fine della battaglia con questa viene distrutta. E quindi niente risvegli per l'avversario, niente potenziamenti aggiuntivi, basta, cioè, abbiamo lì è andata e via per il prossimo turno. 4 per delle PG, diciamo vecchie, sempre Drago Sigillo, sempre per il solito motivo dell'avere danni o anima comunque
con Drago Sigillo, in quanto non ci serve flippare danni. In questo mazzo le PG che girano danno non servono praticamente a nulla, perché abbiamo visto già che c'è il critico, abbiamo visto, sì, ho detto che ci sono altre carte che fanno appunto counter charge, quindi non ci servono, e queste ci aiutano a avere appunto per la nomea. Due per solo del fodder abbiamo con Ro. Con Ro ci può permettere di prenderne su uno direttamente dal mazzo, quindi non è necessario averne 4 per sperare di beccarne uno. Con Ro ci può aiutare per o prendere la PG, o prendere appunto un bell, o prendere appunto un fodder, dipende quello che ci serve a mano in base a che punto ci troviamo, e con Ro farà il suo sporco dovere. Ma soprattutto, nuovo G1, che è uno appunto dei motori del mazzo, è Doskin, effetto automatico da retro, senza GB, senza alcuna condizione. Tutte le volte che un grado 2 del nostro avversario viene messo in gioco, quindi sia nel nostro turno sia nel turno dell'avversario, noi facciamo counter charge, quindi per questo non serve avere le PG stappadanno, perché o noi li facciamo giocare o lui li giocare durante il turno, quindi grazie a Doskin ci possiamo comunque flippare danni gratuitamente. In più scegliamo una delle nostre retroguardie e prende più 2000 per ogni grado 2 avversario fino alla fine del turno, e questa cosa appunto non è una volta per turno, quindi avendone due in campo ne facciamo giocare un grado 2 al nostro avversario, o lo gioca lui nel suo turno, flippiamo due danni, e una nostra retro o due retro comunque prenderanno più 2000 a testa, o una ne prenderà più 4000. Quindi questa carta è fondamentale averne almeno una sempre in campo, perché ti fa il recupero danni, ti rende una tua retro da un 9 a un 11 durante il tuo turno, quindi più facile da parare, e comunque cioè è una delle carte fondamentali che deve esserci almeno in una copia in campo sempre. In più, altra carta fondamentale che è tornata ad avere un po' di luce, potete giocarla in 3x unicamente, perché io ne ho sempre trovata una in mano dopo averne di più in campo, impariamo un po' tanto, però dobbiamo avere Drago Pannocchia, essenzialmente. Drago Pannocchia, effetto automatico da retro, quando una retro del nostro avversario viene distrutta per l'effetto di una nostra carta, giriamo due danni, quindi costo pesante, però abbiamo visto che possiamo recuperare i danni molto facilmente, e distruggiamo un'altra retro. Così, quindi capite che con Bellog, se con Bellog distruggiamo una retro, quindi togliamo via le unità che ha appena attaccato, con Pannocchia giriamo due, distruggiamo l'altra che deve ancora attaccare, che forse non è ancora attaccato, quindi è letteralmente forse uno se non due attacchi per turno del nostro avversario, perché gli distruggiamo noi le unità prima che attacchino, quindi con tutti gli effetti, quindi con Bellog, vedremo dopo i nostri Vanguard, le nostre retro che puntano a distruggere le retroguardie avversarie. Quindi se Pannocchia abbiamo uno dietro il Vanguard fisso, ogni volta che distruggiamo una retro con un effetto, distruggiamo un'altra retro per suo effetto. E grazie a Doskin, grazie a appunto i critici, riusciamo a recuperare danni. E non mi sono mai trovato senza danni, a meno che non fosse il turno finale e non volevo svuotarmi completamente tutto, quindi non ci sono neanche problemi. Ho voluto lasciare il 3x di Corduroy, l'unità di grado 2 che aveva Drago Sigillo più forte fino all'arrivo di G. Sia da Vanguard che da retro giriamo una carta con Drago Sigillo nel nome. Se abbiamo un Vanguard con Drago Sigillo, scegliamo una retro del nostro avversario, la distruggiamo, il nostro avversario guarda le prime 4 carte e può scegliere di schierare un grado 2 tra di esse, quindi può farlo come non, però se lo si fa vediamo che Doskin può darci forza e danni. Se non lo fa è una carta in meno nel campo. Se distruggiamo una retro parte Pannocchia, sono tutte carte che si intersecano l'una con l'altra. Ho voluto lasciare il 2x debitone a 12, non gli serve GB e non sono unità che hanno una enorme forza d'attacco, quindi un 9 che diventa un 12 sia durante i primi turni o comunque durante la partita potrebbe essere sempre un buon aiuto. E infine, ultimo ma non meno importante, ho voluto lasciare 3x di
Baratea, altra nuova unità con appunto con la nuova espansione, anche lei abbastanza rognosa, in quanto quando questa unità viene messa in gioco appunto da retro, possiamo togliere una carta dell'anima con Drago Sigillo, quindi ecco perché avere più roba possibile con Drago Sigillo o comunque le pescate sempre che vanno in anima. Quando viene giocato appunto ne paghiamo il costo e il nostro avversario può scegliere se schierare un grado 2 dalla mano. Se lo fa, non succede niente. Ovvero Doskin potrebbe darci un danno, quindi dare forza a una retro, però se non lo fa, noi peschiamo, quindi mettiamo il nostro avversario in una condizione di scelta, perché lo sa che se lo giochiamo potrebbe uno venire distrutto e far distruggere altro, due ci dà danni, tre ci dà forza. Se non lo gioca noi peschiamo uno, quindi bene o male siamo sempre in una condizione di tra virgolette vantaggio, però comunque è una carta rognosa, perché se poi il nostro avversario non ha grado 2 da schierare o perché non vuol farlo, noi appunto peschiamo, che non è comunque male. Gara di 3, rigorosamente tutti con Drago Sigillo, io ho dovuto lasciarmi il 4 per della break, solita break appunto a 4 danni se ci arriviamo sopra in qualsiasi cagro, scegliamo due delle retroguardie del nostro avversario, le distruggiamo, il nostro avversario guarda le prime 4 carte e sceglie di giocare fino a 2 gradi 2 da questo punto a 4 carte in due retro libere, quindi quelle che avremo appena svuotato, e i soliti 10.000 in più per il resto del turno al Vanguard, quindi classico. Quindi è fatto apposta per svuotare il campo, comunque far giocare gradi 2 sempre per fare Doskin e comunque togliere carte dal mazzo avversario. Vabbè, poi è la solita abilità, se quando attacca da Vanguard noi abbiamo più alto il nostro avversario diventa un 13, però essenzialmente è per avere la nomea di Drago Sigillo, come anche il 4 per appunto di Blockade Inferno, sempre per poter fare break, sempre comunque per avere un Vanguard da 11. Non volevo mettere il blockade da 10, ok che non può intercettare, però un Vanguard da 10 è un po' più ostico da parare. Ho voluto fare piuttosto break e inferno, in quanto ci siamo presi male, e dico male male, almeno con il limit break di l'inferno, dove giriamo due danni, cambiano per forza Drago Sigillo, lui prende più 10.000, quindi di base è un 21, e distruggiamo tutti i gradi 2 del nostro avversario, quindi potremmo svuotare anche il campo. E poi al solito se c'è blockade normale in Vanguard in anima è un 13 e a signore, quindi non può attaccare se non c'è almeno un'altra retro del suo clan in gioco. Ma questo diciamo non l'ho mai usato il suo effetto perché non mi sono mai trovato diciamo così male da doverlo utilizzare, però comunque preferisco avere Vanguard a 11 in gioco e preferibilmente con Drago Sigillo. Dopo aver visto il mazzo vediamo velocemente anche la Jizzon. Vabbè, obbligatori 4 per di Cross Origin 4, sì, grado 4 appunto di BT4, che se abbiamo cuore Drago Sigillo noi giriamo un danno, giriamo una sua copia o comunque giriamo una qualsiasi carta della Jizzon faccia in su, per ogni carta che appunto si chiama come lui in gioco, sì, nella Jizzon, scusatemi, noi scegliamo un retro del nostro avversario e la distruggiamo. L'avversario rivela le prime 4 carte dalla cima del mazzo ed è obbligato, quindi per questo le facciamo rivelare, è obbligato a giocare per ogni carta distrutta un grado 2 in una retro. In più, se il nostro avversario in quel momento poi ha 2 o più gradi 2 in campo, lui prende critico, quindi serve per distruggere il campo, sfoltire diciamo un po' il mazzo dai gradi che possono servire e a quel critico a turno, quindi dare un po' di pressioncina. Ultimo ma non meno importante, abbiamo l'ultima new entry, il 4 per di Blade Master Titan che vabbè, intanto anche lui con l'ultima espansione ha l'abilità ardente, quindi l'unica carta che è ardente effettivamente nel mazzo della sua keyword, ovvero all'inizio di ogni attacco, quindi non per forza all'inizio del turno o della fase di attacco, se noi abbiamo più reti del nostro avversario lui diventa ardente.
A chi ci serve? Per l'attivabile, una volta per turno. Siamo a GB2, quindi per forza dalla seconda stride in poi. Giriamo un danno, giriamo faccia in su una carta qualsiasi della nostra G-Zone. Scegliamo lo stesso numero di retroguardia del nostro avversario, pari al numero di carte che si chiamano come lui nella G-Zone, e facciamo ritirare. E fino alla fine del turno questa unità guadagna che, se è ardente, a critico. Questo mazzo è fatto per svuotare il campo avversario, quindi bene o male questa carta sarà sempre ardente, o perché gli sto usando le carte o perché il campo sarà vuoto. Quindi essenzialmente è una G-Zone fatta per svuotare o comunque cambiare il campo avversario e avere Vanguard con critico aggiuntivo di base, quindi essenzialmente non è puntata a fare colonne grosse ma a dare quella pressioncina che non guasta mai. E questa era appunto la nostra versione di Drago Sigillo con le nuove carte. Vi ringrazio se avete visto il video fino alla fine e ci vediamo presto con tanti altri contenuti. Ciao ciao!